Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buona domenica e ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Quasi 10.000 auto in transito in tangenziale sono state pizzicate in appena un giorno dal nuovo sistema di controllo automatico della polizia urbana perché non in regola con la scadenza dell'assicurazione o revisione. Nessuna multa dunque al momento, ma solo una gigantesca mole di segnalazioni da verificare naturalmente poi su database per accertare l'effettivo stato di irregolarità. Il cosiddetto Targa System, questo quindi il nome del nuovo sistema di telecamere, è stato impiegato soprattutto in realtà per scovare l'eventuale presenza di vetture rubate. Tuttavia, in 12 ore di funzionamento, appunto segnalato intanto che ben 9.300 automobilisti non sarebbero in regola con i documenti di circolazione. E andiamo alla cronaca stradale vera e propria, purtroppo, perché ci sono le ennesime vittime sulle strade della Marca da segnalare. Manuel Bolzonello aveva 37 anni ed era originario di Carano San Marco, si è spento ieri nel pomeriggio lungo via Cadore in un grave incidente stradale. Da alcuni anni abitava a Trevignano con la sua compagna Jessica e la figlioletta di nemmeno 3 anni. Erano circa le 14 di ieri quando il Centauro, in sella alla sua Ducati 748 gialla, stava viaggiando da Cairano verso Cornuda, identica la direzione lungo la quale stava invece viaggiando una BMW Serie 3 condotta da un 22enne. Bene, durante una manovra di doppio sorpasso i due mezzi si sarebbero toccati e la Ducati è volata fuori strada finendo contro i parapetti in metallo di un ponticello con Manuel, il motociclista, che è morto. Un giovane di 17 anni invece di San Biagio di Callalta, Marco Bianchin, è deceduto per le conseguenze sempre di un incidente stradale accaduto invece pochi giorni fa a Carbonera mentre si trovava in sella la sua bicicletta. Per cause tuttora da accertare, il ragazzo era stato travolto da un'autovettura all'altezza di un'intersezione stradale. I soccorsi hanno consentito soltanto di prolungarne la sopravvivenza per un paio di giorni. È stata quindi dichiarata la morte cerebrale con il via libera all'espianto degli organi su consenso della famiglia. Il questore di Treviso ha emesso ieri un decreto di sospensione della licenza di un locale di Montebelluna per una durata di 5 giorni in seguito ad una grossa rissa scoppiata circa una settimana fa tra una quindicina di avventori al termine della quale alcuni hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per ferite e contusioni giudicate guaribili tra i 10 e i 30 giorni. Alla base dell'episodio, che ha visto coinvolti clienti di diverse nazionalità, vi sarebbero le discussioni sorte intorno alla finale di Champions League giocatasi tra il Manchester City e l'Inter che il gruppo stava seguendo in TV. Per riportare la calma nel bar sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri. Con questa news chiudiamo anche il nostro notiziario domenicale. Vi ricordo però come sempre che potete ricevere gratis nel vostro smartphone tutti i nostri notiziari, i nostri articoli di approfondimento, le nostre interviste esclusive, i nostri speciali a tema ogni giorno usando la app gratuita anch'essa TG Plus.